Penso che è stata una giornata bellissima, davvero favoloso vedere tutti insieme così qua riuniti su questo campetto. E quel basket fa unione, il basket unisce, è bello giocare di squadra. Dunque noi siamo felicissimi perché questo è, diciamo, il progetto perfetto, è un progetto di comunità fatto con una squadra molto lungimirante che ha un grande senso di comunità. L'insieme è bellissimo, questo per noi è un esempio di innovazione sociale, no? Quando partner diversi si mettono insieme per un bene comune. È un grande successo, una grande soddisfazione, siamo molto felici di collaborare con voi, speriamo di farlo ancora. Quello che si sta vedendo adesso è veramente la realizzazione delle nostre aspettative e delle nostre speranze. In questo momento stanno giocando sul campo tutti i bambini insieme, a prescindere dalle loro scuole, a prescindere da dove vengano, sono tutti insieme. Ed era proprio questo che speravamo di avere, il concetto di squadra. Quindi assolutamente quello che speravamo e speriamo che continui. Grazie mille. Con un campetto nuovo c'è speranza, è una cosa che è quello che vogliamo dare in un modo anche molto piccolo, speranza per i giovani per capire che io posso essere Justin Reyes oppure Ludovico D'Angelo. Allora un giorno fantastico, allora non posso dire di più. Significa opportunità di mostrare che i ragazzi, a prescindere dalle disabilità, sono capaci di stare insieme e sentirsi soprattutto cittadini. Che questa cosa che abbiamo fatto mi è piaciuta tanto perché era bella e la farò sempre perché mi piace tanto, da dentro a fuori. Questa inaugurazione significa tanto, lo dicevo prima, è un modo di avvicinarci alle periferie. E le periferie oggi hanno bisogno di questi momenti qua, non solo i ragazzi ma anche le persone più adulte. Spero che questo sia solo l'inizio su una città come Trieste, è un segnale importante su un ambito sociale.